Salve a tutti Clasher, bentornati in questo nuovo video. Io sono Franza, ci sempre per il clan RBN. Quest'oggi vi porteremo il War Recap contro il clan Powerhouse. Loro sono un clan di livello 9, comunque come vedete hanno fatto molte stelle, 81 stelle per loro. Noi li abbiamo fullati, abbiamo fatto un perfect. Come noterete adesso dallo scorrere della mappa di guerra, loro non sono stato in grado di chiudere, a parte i nostri TH11 e 10, non hanno chiuso 3 TH9, uno l'hanno lasciato addirittura con una sola stella. Comunque sia, si sono comportati bene, è stata una bella guerra. Il primo attacco che andremo a vedere sarà fatto da parte del nostro capo Andri90 sul numero 1 avversario. Andri decide di attaccare questo villaggio con un semi Hocus Pocus e con la Q-Walk. Schiera adesso la sua Queen da destra, insomma da nord, con l'intento di farla andare verso la regina avversaria. Assieme alla regina schiera anche degli spaccamuro per permettere appunto alla regina di seguire un determinato giro che si era appunto prefissato il nostro capo. Adesso utilizza l'avveleno sulla Queen avversaria perché facendo in modo diciamo di rallentare la cadenza dei colpi della Queen avversaria e quindi permettere alla sua regina di ucciderla. Ora la regina continua l'avanzata verso lo scomparto che aveva creato con gli spaccamuro Andri, manda altri spaccamuro e adesso manda ancora un'altra ondata di spaccamuro da notare la precisione che Andri nello schierare gli spaccamuro è davvero fantastica. Adesso utilizza una furia sulla Q-Walk, perché diverse difese stavano appunto targettando la sua regina, e contemporaneamente a questo da sinistra manda il suo Hocus Pocus seguito dal re e dal Gran Sorvegliante, attiva subito l'abilità del Gran Sorvegliante, facendo in modo che appunto l'artiglieria Aquila non targetti il suo re, schiera una furia, un salto al centro e congela la Torre Inferno, esce il mastino, ma non crea problemi, comunque contemporaneamente a questo la sua regina aveva distrutto appunto l'artiglieria Aquila. Esplode adesso il mastino, ma non dà problemi al suo Hocus Pocus. Contemporaneamente a questo, da sud schiera le sue mongolfiere, che fanno clean up di un paio di difese. Da notare comunque quante streghe siano ancora in vita e quanti scheletri vengano evocati da esse. Non c'è proprio più niente da fare per le ultime difese rimaste. Un attacco bellissimo questo da parte di Andri. 3 stelle fantastiche le sue. Il prossimo attacco che andremo a vedere sarà fatto da parte di Davide sul numero 2, avversario. Davide decide di attaccare questo villaggio con un Zapquake Aquawalk Lelun. Schiera la sua Queen da sud con l'intento di farla andare verso la destra, quindi farle seguire un giro in senso antiorario del villaggio. Contemporaneamente a questo schiera 3 fulmini ed una terremoto sulla Torre Inferno con appunto l'intento di distruggerla, ma non solo, perché distruggerà anche la difesa aerea. Adesso la regina continua ad avanzare verso destra fino a raggiungere il nord del villaggio. Contemporaneamente a questo schiera uno sgherro con appunto l'intento di distruggere quel deposito e quindi si porterà già con sé buona parte del clean up. Contemporaneamente all'avanzata della regina adesso schiera degli spaccamuro e utilizza un incantesimo veleno appena esce il castello del clan. Appunto al castello c'era un mastino quindi poi non creerà grossi problemi alla Queen. Manda adesso uno sgherro a dare una mano alla regina ad uccidere i Lava Pop. Contemporaneamente a questo utilizza una furia sulla Q-Walk perché la stavano targettando l'arco X e un cannone ad un arciere. Adesso manda degli spaccamuro con l'intento di far continuare l'avanzata della regina. Ora che appunto la sua Queen è sotto focus della regina avversaria, utilizza l'abilità. Contemporaneamente a questo da sud schiera il suo Lelun. Aveva mandato anche degli spaccamuro a nord e il re barbaro con l'intento di distruggere quel mortaio, probabilmente per non deviare le mongolfiere. Adesso comunque butta un incantesimo congelamento al centro, con la quale congela appunto la Torre Inferno. Da notare quante mongolfiere siano ancora in vita che vanno a distruggere l'ultimo arco X, scusatemi. Adesso da sud i Lava Pop convergono sul municipio. 3 stelle bellissime queste da parte di Davide, fantastico il suo attacco. Il prossimo attacco che andremo a vedere sarà fatto da parte di Andri sul numero 3. Andri anche in questo secondo attacco utilizza un semi Hocus Pocus con la Q-Walk e per chiudere l'attacco utilizzerà dei domatori. Schiera appunto la sua regina da sud con subito degli spaccamuro per aprire quel corridoio pieno di edifici. Poi utilizzerà altri spaccamuro alla fine sull'altro vertice opposto. Manda le 4 terremoto al centro con la quale apre il villaggio. Adesso la regina continua appunto la sua avanzata, viene targettata dal re avversario, lui è costretto ad utilizzare l'abilità e contemporaneamente a questo schiera il suo castello del clan dove aveva un golem e tutte le sue streghe seguite dal Gran Sorvegliante e il re barbaro. Esce adesso il castello del clan, lui utilizza una furia sulla
sul golem e sugli scheletri, esplode il mastino. Lui utilizza l'abilità del Gran Sorvegliante, quindi non ha problemi. Contemporaneamente a questo, da destra manda i suoi domatori, utilizza subito una cura, appunto per fare in modo che non muoiano e si prenderanno, vedrete, praticamente tutte le difese. Contemporaneamente a questo continua l'avanzata delle streghe, degli scheletri dall'altra parte del villaggio. Davvero, in piedi è rimasta solo una torre arciera e moltissimi scheletri ancora in vita, diverse streghe ancora in piedi. La regina full vita, il sorvegliante full vita, 3 stelle bellissime, questa è la parte di Andri. Il prossimo attacco che andremo a vedere sarà fatto da parte del secondo profilo di Andri sul numero 4 avversario. Se non sbaglio, questo attacco è stato fatto fresh. Comunque lui decide di attaccare questo villaggio con un Akugo Og con 4 terremoto. Schiera la sua queen da sinistra, appunto con l'intento di uccidere la regina avversaria che è situata in quella posizione. Contemporaneamente a questo, comunque, la destra manda i suoi terremoti con appunto l'intento di aprire in due il villaggio avversario. Adesso la sua regina targeta la queen avversaria, quindi ne utilizza l'abilità per ucciderla immediatamente. Continua l'avanzata verso la destra della sua regina, utilizza una furia perché due cannoni e un arciere la stanno targetando, quindi diverse difese che appunto l'avrebbero alla fine uccisa. Esce il mastino e contemporaneamente a questo da destra lui schiera il suo push, composto appunto da due golem, manda diversi maghi e anche il re barbaro, con la quale poi appunto il push arriverà fino al centro del villaggio, sino al core, ucciderà il re avversario. Adesso continua appunto l'avanzata del push, lui utilizza l'abilità del re con la quale uccide il re avversario e contemporaneamente a questo in maniera chirurgica da nord schiera tutti i suoi domatori. Adesso noterete che lui non utilizzerà le due cure, davvero ha distrutto questo villaggio, un attacco bellissimo. Se vedete il clean up, moltissimi domatori rimangono in vita, tanti maghi in giro per la mappa che fanno clean up e lui poi butta le due cure. Diciamo con l'intento un po' di umiliare l'avversario. Attacco bellissimo questa parte del nostro capo. Il prossimo attacco che andremo a vedere sarà fatto da parte di Negoziator sul numero 6 avversario. Nego decide di attaccare questo villaggio con un Akugo Lava. Schiera appunto la sua queen da destra con l'intento di farla camminare verso la sinistra e quindi farle seguire un giro in senso orario del villaggio. Adesso la regina, mentre avanza verso il cannone, lui schiera i suoi spaccamuro con la quale non solo apre un varco al centro, ma fa anche uscire il castello del clan. Utilizza un avveleno e l'abilità della regina con la quale appunto ucciderà il drago e la valchiria. Utilizza adesso un incantesimo furia con la quale si prenderà le due difese aeree e tutte le difese presenti in questa zona. Adesso, contemporaneamente a questo, da sinistra lui schiera il suo push, composto dal golem nel castello del clan e il suo re barbaro. Utilizza un incantesimo salto che avvantaggia diciamo appunto la Kiskola ad arrivare sino alla regina avversaria. Adesso utilizza l'abilità del re con la quale si prenderà la torre stregone nemica. Contemporaneamente questo da sinistra manda il suo Laloon. Utilizza anche un incantesimo rapidità per favorire le Mongo a raggiungere la difesa aerea il prima possibile. Adesso schiera le sue ultime mongolfiere da destra sulle difese presenti in quella zona. Da notare che tantissime mongolfiere vanno verso l'ultima Tesla e l'ultima Torre Stregone. Non c'è più niente da fare. A sud alcuni Lava Pop fanno clean up. Lui manda le ultime due mongolfiere che si era risparmiato appunto per il clean up. 3 stelle bellissime da parte di Nego. Il prossimo attacco che andremo a vedere sarà fatto da parte di JC sul numero 7 avversario. Mi sono dimenticato comunque nell'attacco precedente. Negoziator non ha usato una furia. Comunque, passando a questo attacco, lui decide di utilizzare un Akugo Og. Schiera la sua regina da nord, seguita appunto dai quattro angeli. Schiera la sua Q. Questo attacco ci tengo a specificare che è stato fatto fresh. Comunque, adesso lui manda la regina da nord con l'intento di farla camminare verso sinistra. Ma poi utilizzerà questi spaccamuro per creare un varco nella prima fila di mura nemiche. Adesso che la regina distrugge le prime difese, lui manda un'altra batteria, diciamo, di spaccamuro con l'intento di creare proprio un varco al centro. La regina entra nella voragine creata dagli spacca e si prende le prime due difese. Adesso escono le truppe del clan, lui utilizza un avveleno ed è costretto subito ad utilizzare l'abilità della regina perché sennò il P.E.K.K.A. l'avrebbe uccisa subito. Escono anche gli scheletrini che danno fastidio alla regina. E alla fine le due Tesla la uccidono. Contemporaneamente a questo lui da sinistra manda
manda il suo re barbaro e il golem che va nel castello del clan. Utilizza subito un incantesimo salto con l'intento di far entrare il push nello scomparto dove ci sono i reali avversari. Manda una furia ed utilizza subito l'abilità del re, appunto con l'intento di uccidere i due reali. Contemporaneamente a questo, manda i suoi domatori da destra, utilizza una prima cura in quello scomparto dove ci sono tutte quelle difese. Dall'altra parte, da nord, schiera i suoi ultimi domatori che convergono verso l'altro gruppo dove lui utilizza una cura. Bellissimo il suo attacco, tantissimi domatori che fanno clean up. Nel frattempo a sud ci sono altri maghi che danno una mano appunto a ripulire il villaggio. Tre stelle bellissime, fatte fresh da parte di JC, fantastico il suo attacco. Il prossimo ed ultimo attacco di quest'oggi che andremo a vedere sarà fatto da parte di The Crasher sul numero 13 avversario. Crash decide di attaccare questo villaggio con un Zhaque che accugolava. Utilizza subito la sua regina da destra, con l'intento poi alla fine vedrete di distruggere quella difesa aerea abbastanza esterna. Manda un mago sulla destra con l'intento di far camminare la regina verso nord, cioè farle seguire un giro in senso antiorario del villaggio. Adesso aveva mandato degli spaccamuro, la regina entra in quello scomparto creato dagli spacca. Esce il mastino e lui utilizza una furia non tanto con l'intento di fare in modo che la regina sopravviva, ma più che altro per velocizzare la morte del mastino. Contemporaneamente a questo manda il suo Zapquake sulla difesa aerea che era a sud. Adesso la regina esce dallo scomparto e va a prendersi la terza difesa aerea. Ora ne rimane solamente una e la regina continua ad avanzare verso nord. Allo stesso tempo lui manda da sud il suo push, composto dal re barbaro e il golem che va nel castello, utilizza subito l'abilità del re con la quale andrà ad uccidere la regina avversaria e allo stesso tempo manda il suo Lalun. Parte, cioè utilizza due mastini per una sola difesa aerea. Schiera le sue Mongo appunto in modo tale che coprano tutte le difese del villaggio. Adesso nello scomparto della difesa aerea manda un incantesimo furia. Davvero non c'è più niente da fare. Si risparmia anche l'abilità della regina, attacco. Bellissimo, questa è la parte di The Crasher, tre stelle fantastiche le sue. Ragazzi, anche quest'oggi il video è finito, scusatemi ma questo commentary non sarà uno dei migliori, visto che comunque sono un po' influenzato. Comunque, se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale. Come sempre un ringraziamento a Berga per il suo editing. Come ho detto nello scorso video, lasciate qualche commento e se volete entrare nel nostro clan abbiamo il nostro tryout, Arabian Nether War. In ogni caso, non so cos'altro aggiungere. Arabian vi ringrazia per la vostra visualizzazione.